Eccellenza, mi reco a premura di comunicarle che il Santo Padre ha nominato vescovo di Lamezia Terme il Reverendo Serafino Parisi, del clero della diocesi di cui lei è ordinato, finora parroco e direttore della scuola biblica diocesana. Condividendo con lei la gioia della Chiesa della comunità diocesana, di cui lei è guida e pastore, desidero informarla che la notizia del provvedimento pontificio sarà resa pubblica alle ore 12 di sabato 7 maggio 2021. Quando ho saputo la notizia ero talmente confuso che non ho pensato a nulla, ho pensato semplicemente al fatto di come possano capitare queste cose davvero, che vengono guardate meglio con gli occhi di Dio. E gli occhi del Signore sono quelli della grazia, come dicevo, in riferimento a Pietro e a Paolo, e sono quelli della misericordia, danno sempre una possibilità in più, cioè abbiamo questa certezza che poi viviamo come speranza di poter recuperare sempre e di poter essere davvero segno di rinascita, intanto per la nostra vita personale, perché soltanto chi comprende la quantità di grazia e di misericordia che ci vuole per sé può essere, diciamo, più disponibile a comprendere la grazia e la misericordia che il Signore che deve amministrare a nome del Signore nei confronti degli altri. Questa è speranza, questa è possibilità davvero di vita bella, di vita nuova per tutti. Don Serafino, nel suo intervento citava poc'anzi frutto della semina di Monsignor Agostino. Sì, Monsignor Agostino all'epoca fece partire Don Pino Caiazzo, Don Fortunato Morrone, Don Tonino Stagliano e me, e con quella indicazione precisa: voi andate a studiare, a formarvi e poi tornare. Adesso ci troviamo, per divine coincidenze, tutti e quattro, diciamo, vescovi, però tutti e quattro abbiamo, come dire, secondo me, rispettato quella volontà di Monsignor Agostino, perché Agostino è stato lungimirante, aveva una visione di chiesa e di servizio, aveva un orizzonte ampio, e noi ci siamo trovati lì giovanissimi ad interpretare una sua idea che era molto più grande di noi, e noi ci siamo buttati dentro con passione, con slancio, anche con serietà, direi, e alla fine, lo dico con sano orgoglio, cioè alla fine è bello poter mettere quella formazione a disposizione prima della Chiesa diocesana e poi della Chiesa di Calabria.